Bentornati amici, oggi parliamo di uno shooting particolare, uno shooting che si è svolto in una location un po' diversa dal solito e a cui sono particolarmente legato. Come vi ho promesso, oggi parleremo di uno shooting un po' diverso dal solito. Prima, però, io vi devo ricordare che se volete supportare questo canale potete farlo gratuitamente semplicemente con un paio di click, uno sul bottone del like e uno sul bottone di iscriviti. Bando alle ciance e andiamo a incominciare. Oggi vi racconto dello shooting che si è svolto presso la location dell'hotel ristorante Montagna di Luce. Ho deciso di parlarvene, è uno shooting vecchio, ho deciso di parlarvene perché è uno shooting particolare, diverso dal solito, in cui vedremo delle cose che sicuramente non si vedono tutti i giorni. Qualcuno di voi potrà essere avvezzo alla visita della montagna, ma probabilmente non tutti avranno visitato una location storica di questo tipo. Cominciamo a dire due cose sul cliente, si tratta di una struttura molto antica, infatti l'hotel è situato all'interno di una casa Walser, per chi non lo sapesse e non lo saprà quasi nessuno perché è una cosa particolare, i Walser sono un'antica popolazione che sembra sia discesa dai territori della Germania attraversando le Alpi e ancora oggi non si è capito come facessero ad attraversare le Alpi in inverno e a quanto pare si sono insediati sulle Alpi del nord Italia e hanno costruito i loro villaggi che sono ancora lì, i loro ponti sono ancora lì, ci sono delle costruzioni valser che sono meravigliose, tutto fatto in pietra alla maniera di una volta e alcuni dei loro ponti hanno resistito di più di ponti moderni che sono stati costruiti dopo quindi era un popolo a suo modo geniale. Parliamo un attimo della location. Come vi ho detto, questo hotel è situato all'interno di un'antica casa Walser, è una costruzione che risale a centinaia di anni fa, non è stata mai ammodernata, diciamo, ma per due motivi, principalmente perché ovviamente rendendola moderna sarebbe stata completamente snaturata e deprivata delle sue radici storiche. Ma l'altro motivo è che essendo appunto considerato un elemento storico del paese non è permesso toccarla, non è permesso fare lavori di ristrutturazione importanti, quindi ovviamente è a norma, è tutto a posto, non è, non è cadente, è tenuta bene, però non è possibile fare lavori di ammodernamento come per esempio l'inserimento di un ascensore, anche perché la scala centrale che sta nel corpo principale dell'edificio è molto stretta e lo spazio fisico per un ascensore non è previsto, non ci sta. Quindi è una casa a tutti gli effetti costruita e vissuta come sarebbe stato un centinaio di anni fa. È molto particolare. Ora, per quanto riguarda la richiesta del cliente, si parte semplicemente da una richiesta di uno shooting fotografico per ammodernare il sito web, quello sì che può essere ammodernato, e per rinfrescare la comunicazione sui social media. Quindi quello che facciamo è che ci rechiamo presso la location del cliente ed è un bel viaggetto, perché io partendo da Milano ci metto quasi due ore ad arrivare fin lì, ma vi assicuro che ne vale la pena. Una volta arrivati entriamo in questa meravigliosa location e ci dedichiamo prima di tutto ai piatti perché dovete sapere che in cucina troviamo lo chef Corrado che è un cappello bianco d'eccezione nel senso che fa dei piatti che possono tranquillamente competere con quelli dei grandi chef ma hanno la particolarità di essere legati alle tradizioni e alle radici del posto e di usare esclusivamente ingredienti a chilometro zero. O pressoché zero, perché comunque loro prendono i loro prodotti dagli alpeggi circostanti, quindi i loro prodotti sono chilometro 0,5, cioè sono veramente presi eh, da, dalla valle, quindi sono assolutamente tipici. Per lo shooting dei piatti, ci fanno accomodare nella saletta interna e ci fanno notare che questa saletta interna, originariamente quando la casa fu costruita, era la stalla, infatti, nelle antiche case valser la stalla era collocata al primo piano. In questo modo gli animali stavano dentro al caldo, ma non solo durante l'inverno, gli animali scaldavano perché il fiato degli animali la condensa comunque scalda produce calore. Quindi c'erano dei camini, ovviamente, situati opportunamente in modo da riscaldare l'edificio. Però questa cosa di avere la stalla interna contribuiva a tenere caldo in inverno. Erano molto ingegnosi i valser, è pieno di aneddoti carini, ma non ve li posso raccontare qui perché altrimenti il video diventa infinito. Ci accomodiamo dunque nella saletta interna che ovviamente non è più una stalla, è stata ripulita ed è stata adibita a sala da pranzo, per cui ci sono i tavoli, ci sono i quadretti alle pareti, c'è la cantina perché eh, allora la cantina vera e propria è situata nei basamenti dell'edificio, dove c'è anche la dispensa che essendo scavata nel terreno rimane naturalmente fresca per tutto l'anno. Però parte della cantina è stata spostata nella saletta interna in maniera tale che ci sia un'ampia scelta di vini a vista a disposizione dei clienti. Già nel momento in cui si siedono, sfruttiamo quindi questa location per fare parte delle fotografie dei piatti. Le fotografie dei piatti in questo caso vengono fatte quasi esclusivamente con il 50 mm montato su un sensore a PSC, quindi un 80 mm. Questo per avere la profondità di campo ridotta che una lente con una grande apertura ci sa offrire. Per avere le immagini nitide e prive di rumore, ho preferito utilizzare il cavalletto. Ho fatto delle esposizioni di 3-4 secondi perché l'ambiente non è molto luminoso, quindi ho preferito stare basso. Con gli iso e aumentare i tempi di scatto per avere le foto esattamente come le volevo io. Quindi belle, prive di rumore, perché è vero che quando si scatta un po' di rumore è tollerato. Però in un contesto in cui si sta facendo sostanzialmente still life, perché fotografare i piatti è still life, siamo in quello che io considero un contesto dove la luce può essere controllata. E quindi la controllo in questo caso con un cavalletto. Ho preferito non portarmi attrezzature ingombranti come flash, luci, torce, questo per due motivi sostanzialmente, il primo è già un bel viaggio così, è già una bella macchinata così, avere anche da montare e smontare roba non era esattamente il massimo, in secondo luogo delle luci come quelle flash in un ambiente del genere l'avrebbero un pochino snaturato perché è un ambiente dove tutto è perfettamente naturale, tutto è come una volta, volevo che fosse così come lo vedevo. Cioè non volevo alterare l'ambiente con le mie luci, se io mi fossi portato tutto il cinema, tutta l'astronave, le foto sarebbero state più pulite però sarebbero diventate un po' freddine rispetto a quello che è effettivamente l'ambiente quindi ho preferito usare per, per l'intero shooting quando era necessario quando c'era poca luce ho preferito usare il cavalletto in maniera tale da catturare la luce così com'era e ne parleremo più avanti quindi piatti fotografati prevalentemente col 50 mm profondità di campo abbastanza ridotta in certe foto c'è il primissimo piano sul piatto in certe altre foto si vede un pochino di ambiente dietro abbiamo optato per queste due situazioni in maniera tale da avere una panoramica pressoché completa non ci siamo fatti fuori Fare tutti i piatti, siamo andati lì in un periodo eh, in bassa stagione, quindi quando si poteva ovviamente. Siamo andati lì in un periodo di bassa stagione, quindi non c'era grande affluenza di clienti, ma non c'era neanche grande affluenza di materie prime perché comunque essendo solo materie prime chilometro zero è roba fresca e quindi non hanno la dispensa perennemente piena di roba comprano nel, nel momento in cui hanno dei clienti nel momento in cui sanno che c'è l'alta stagione quindi non ci siamo fatti fare tutti i piatti ma lo chef ci ha preparato i piatti che poteva prepararci con le cose che aveva in casa che non erano tutte quindi non abbiamo fotografato tutti i piatti ma solo quelli che era possibile fotografare abbiamo ovviamente dedicato un po di tempo anche a realizzare delle fotografie dell'esterno della struttura proprio perché è una location storica, anche perché questa location ha comunque un giardino di proprietà con un gazebo che poi viene modificato nel corso degli anni, perché prima era un gazebo a tenda, poi è diventata una tenda a vela, eh, insomma è stato modificato nel corso degli anni per andare incontro alle esigenze della clientela, in particolare, si è passati da niente perché una volta non c'era niente, c'erano solo i tavoli. Si è pensato un bel momento di mettere un piccolo gazebo eh, per fare ombra in, durante l'estate, quando magari ci sono i clienti che vogliono pranzare fuori o cenare fuori e c'è il sole a picco. Lì il sole tramonta comunque tardi, siamo in alto. Si è comunque pensato di mettere all'inizio un gazebo, che poi è stato sostituito da una tenda a vela che è molto bella. La tenda a vela che c'è attualmente perché mi sembra che abbia l'equivalente dei funghetti incorporati. Sapete quelli i funghetti dei bar, quelli che in inverno scaldano. Hanno una situazione del genere incorporata e. È di design quindi è molto bello da vedere, illumina anche. Quindi, uno sta sotto durante l'inverno, si beve il suo vin brûlé. C'è il calduccio intorno a, questo nuovo, a questa nuova tenda a vela. Sono stati messi anche degli ombrelloni. Quindi, abbiamo dedicato un po' di tempo per scattare anche l'esterno da più angolazioni, approfittando anche del fatto che era una bella giornata. Avevo guardato le previsioni, quindi prevedevo. Che sarebbe stata una bella giornata. Quindi c'era il cielo azzurro, c'era un po' di sole che a me non piace il sole quando si scattano esterni, eh? non mi piace perché mi fa le ombre, mi fa, mi fa troppo contrasto. Però, eh, sempre solito discorso, una location del genere non la volevo snaturale non volevo neanche fotografarla durante una bufera di neve. Ecco, è stato meglio in questo caso che ci fosse il sole perché io guardo una location per le mie vacanze. È meglio se la vedo che c'è il sole vedo che c'è il sole un bel cielo azzurro è più invitante cioè non vado volentieri in un posto che nella foto sembra durante una tempesta quindi va bene così anzi è meglio così ovviamente per queste fotografie è stata necessaria un po di correzione prospettica perché eh, nel momento in cui io vado a scattare un edificio del genere mi metto alla distanza giusta nel senso che non posso scattare da troppo lontano perché dietro di me c'è un fiume che passa quindi non posso andare troppo indietro dietro ci sono le montagne comunque quindi non ho tutto lo spazio che voglio per indietreggiare quindi fotografo la abbastanza da vicino uso un grandangolo e siccome sono vicino e sto usando un grandangolo sto fotografando dal basso quindi un po di distorsione è matematico che ci sia nelle immagini quindi viene corretta ovviamente in post produzione e sono assolutamente presentabili sono proprio come le volevo io e al cliente vanno benissimo abbiamo infatti parlato e il cliente non vuole assolutamente che ci siano le linee verticali storte nonostante non sia un esperto né di architettura né di fotografia ha questa accortezza di percepire che la casa sembra storta se ci sono le linee divergenti, per cui le richiede esplicitamente dritte, cosa che io avrei fatto comunque, però quando ci si intende è anche meglio. La parte che mi è piaciuta di più di questo shooting, però, sono le fotografie degli interni. Gli interni, come vi faccio vedere, sono estremamente particolari perché è veramente una casa vecchia di 200 anni. Come potete vedere, alcune delle stanze sono completamente in legno, hanno un'atmosfera che è veramente magica. Non ci sono orpelli tecnologici, non ci sono, non ci sono prese USB, ci sono le prese della corrente normali e basta, e le lampadine. Per il resto è come entrare in una stanza di un'altra epoca. È una sensazione bellissima anche perché lì c'è un silenzio meraviglioso, per cui dormire in una di quelle camere, io ho provato quindi lo posso dire, è un'esperienza meravigliosa, soprattutto se è d'inverno perché se fuori ha nevicato oltre al silenzio c'è questa vatta data dalla neve nel momento in cui si apre la finestra al mattino e si vede tutto bianco, è bellissimo. Io non sono andato a fare le foto in inverno, sono andato in, in estate-primavera. Per ovvi motivi, perché è meglio fare le foto in un momento in cui si è tranquilli, perché lì quando nevica, nevica duro. Ci sono magari due metri di neve e l'edificio non lo fotografi più perché è mezzo coperto. Quindi sono andato in un periodo in cui la neve non c'era, però ho provato a dormirci con la neve, vi assicuro che è un'altra cosa. Parliamo un pochettino della fotografia di interni. Come vi dicevo, anche in questo caso ho preferito non usare flash, non usare luci invasive che avrebbero modificato la scena. Ho sfruttato invece la luce che veniva da fuori, perché a una determinata ora del giorno. Sapevo perché non era la prima volta che ci andavo, ci andavo anche in vacanza io in questo posto, non è che sono andato lì solo per fare le foto, ci vado in vacanza da sempre mi sono reso conto che a una certa ora del giorno il sole rimbalza sugli edifici antistanti all'hotel e quindi la luce penetra attraverso le finestre in maniera molto naturale e molto diffusa ho quindi sfruttato quelle ore buone del giorno per fare le foto ovviamente su tre piede perché comunque non entra tantissima di luce e come potete vedere alcune delle stanze sono di legno il legno è scuro assorbe molta luce io ovviamente voglio le immagini della qualità massima possibile quindi scatto a isocento quando sono in un contesto del genere perché le voglio di, della qualità più alta che posso, quindi per scattare ISO 100 in un contesto del genere tenete conto che devo anche chiudere il diaframma perché la voglio tutta bella a fuoco. Uso il trepiede, quindi scatto prevalentemente tra, tra F8 e F13, sempre eh, con un grand'angolo, quindi ho sempre tutta la mia scena bella a fuoco. Con il mio trepiede mi consente di utilizzare i tempi di scatto che voglio rimanendo a iso 100. Adesso non mi ricordo nello specifico che tempi di scatto ho usato, anche perché saranno stati diversi tra una stanza e l'altra, perché le pareti erano di legni diversi, quindi colori diversi e luminosità diverse a seconda dell'esposizione a... dalle finestre. Eh, però credo di aver scattato quasi sempre con un tempo non inferiore ai 3 secondi, quindi è assolutamente impensabile farlo a mano. E 4 angolazioni per ogni stanza, in maniera tale da rendere l'atmosfera di ogni stanza da. Più angolazioni, dare un'idea completa di quello che c'è nella stanza. In tutte le stanze, fondamentalmente, c'era il letto, i comodini. Vabbè, la stanza da bagno che non ho fotografato perché alcuni dei bagni sono più piccoli, altri sono più grandi. Quindi, per non dare quest'idea di disparità, abbiamo preferito non includerli. C'è la stanza da letto con il letto e i due comodini. Di solito c'è una panchetta, un armadio per i vestiti. Eh, magari ci sono un paio di mensole e c'è il televisore a incasso nel muro. E questo è tutto. Sì, ovviamente ci sono le luci, le luci sui comodini e la luce sul soffitto, ma questo è tutto. Non c'è nient'altro di tecnologico, non c'è purtroppo, questo devo dire purtroppo, non c'è il frigo, ma d'altronde nelle antiche case Valser non c'era il frigo, quindi se si vuole qualcosa da bere ce lo si prende prima. E ora qualcuno si starà già domandando, beh, scatti sul cavalletto, foto di interni, avrai fatto l'HDR? Allora no, non l'ho fatto. Non l'ho fatto e vi dico perché non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché ero inesperto, perché questo è uno shooting vecchio di un po' di anni fa, adesso non mi ricordo esattamente quanti, ma credo sia del 2014, una cosa del genere, quindi mh, per quanto io conoscessi già la tecnica dell'esposizione multipla non ero particolarmente avvezzo a utilizzare il bracketing durante i miei shooting, anche se erano su cavalletto, non so se l'avrei fatto, eh, perché tornassi lì oggi vi dico, non so se farei l'HDR, perché comunque ho visto la resa delle foto così come sono venute senza HDR, ne sono francamente molto contento, ne era molto contento anche il cliente, quindi... Tutti contenti, eh, non vedo una grande necessità di utilizzare l'HDR, vi spiego perché. In queste immagini noi vediamo la stanza che è esposta correttamente. La luce che penetra attraverso le finestre non era esattamente così, un minimo di post-produzione c'è stata, nel senso che ho reso dorata la luce che penetra dalle finestre, se no, sarebbe stata bianca pura. Questo a me va bene, a me va bene che ci sia questa atmosfera un po' sognante in questo caso, mi va bene perché contribuisce a creare la scena che voglio creare, che comunque è una scena inusuale, quindi se fosse stata una foto pettinata da Hotel Milanese sicuramente bracketing HDR per far vedere anche quello che c'è fuori, però dipende anche da che cosa c'è fuori e in questo caso la mia scelta di allora, scelta consapevole nonostante non avessi fatto l'HDR, è stata di bruciarlo l'esterno, perché l'esterno come vi dicevo prima, è un altro edificio che sta di fronte a poca distanza, quindi non c'è tantissima vista. Le stanze più in alto hanno più vista, ma le stanze in basso hanno proprio il muro davanti. Quindi io non volevo che si vedesse il muro, per quanto fosse un muro di pietre, eh, sempre in linea con quello che è il paese. Io non volevo che si vedesse un muro di pietre fuori dalla finestra. Ho preferito bruciarla in maniera tale da dare questa atmosfera un po' più sognante e di non far vedere che c'era il muro fuori, perché questo muro. Proprio messo lì così, davanti alla finestra, potrebbe dare un'idea un po' di costrizione, potrebbe essere meno bello. Cioè, io non sono invogliato a prendermi una stanza che so che affaccia su un muro di pietra, no? Quindi ho preferito non farlo vedere. Queste ovviamente sono sottigliezze, uno dice: Vabbè, ma stai barando, poi uno arriva lì e il muro effettivamente c'è cioè, sì. Se io prendo quella camera, effettivamente il muro fuori c'è, però fuori c'è un camminamento, un balcone di legno con camminamento. Se io esco sul balcone davanti c'ho il muro, però di qua c'ho le montagne, di là c'ho il paese, quindi c'è una bella vista comunque. Certo, se io sto sdraiato a letto non vedo il cielo, vedo il muro se sono nelle stanze in basso, se sono nelle stanze in alto, vedo i tetti delle altre case, perché questa è la casa più alta del, di quella frazione. Vedo i tetti delle altre case e dietro vedo la valle. Quindi, ragazzi, ovviamente il mio consiglio è prendete le camere in alto, eh, ci mancherebbe. Un'ultima cosa di cui vi voglio parlare sono le riprese in esterna con il drone perché, per questo cliente, vista la bella giornata, visto l'ambiente invitante, non c'era pressoché nessuno, e visto che comunque era una cosa in più che gli potevamo offrire, abbiamo deciso di fare anche un volo con il drone proprio all'esterno della struttura per catturare quella che è l'essenza del paese oltre che dell'hotel vero e proprio, perché le riprese. Potevano essere fatte solo da davanti, dal fronte dell'hotel, perché sul retro confina con le altre case del paese, quindi il retro comunque. È una facciata, quindi non si capisce nemmeno che è un hotel dal retro, quindi riprese dal fronte abbiamo fatto un volo di una quindicina di minuti con il nostro drone che è un Mavic. Le riprese vengono effettuate a 24 frame al secondo, tanto è una ripresa con cabrate abbastanza lente, non c'è necessità di usare dei frame al secondo molto rapidi, molto invasivi. Qui non stiamo facendo sport, stiamo facendo sostanzialmente real estate. Quindi ho preferito optare per una ripresa di tipo più cinematografico piuttosto che strafluida da videogioco. Nel corso di. 8 minuti di volo vengono effettuate sia riprese video sia qualche foto. Tutto questo materiale viene poi utilizzato in particolare per una campagna, una campagna social per la promozione della nuova stagione. Quindi viene poi montato un mini video in cui si vede la facciata, in cui si vede il frontale dell'edificio con gli ombrelloni, con la tenda a vela. Tutto questo viene impacchettato per realizzare una campagna che viene poi fatta girare con sponsorizzazione sui social per invitare i clienti a prenotare per la nuova stagione. Sia le foto sia i video vengono comunque utilizzati sui social per fare dei post generici sulla struttura. Il volo, devo dire, è stato molto tranquillo perché non c'erano problemi di segnale. Spesso i problemi di segnale quando si fa volare un drone sono dovuti alla presenza di altri dispositivi, a interferenze di qualche tipo, cavi dell'alta tensione, fonti di... Campi elettromagnetici che possono disturbare la bussola interna del drone, tutte queste cose lì ovviamente non c'erano, lì siamo un po' fuori dal mondo, è un contesto proprio ai limiti della civiltà, infatti, è uno degli unici posti in cui il cartello in discesa a tutte le direzioni ha un senso, perché una volta arrivati lì la strada è finita, non ci sono altre direzioni da lì, quindi tutte le direzioni sono dall'altra parte. Una volta arrivati lì non ci sono altri dispositivi se non i telefonini delle persone che sono con noi che sono comunque poche, cioè non siamo a Milano in Piazza San Babila, siamo in un paesino dove i telefonini saranno 20, per cui campo libero, ovviamente non c'è nessuno, quindi si vola con la massima tranquillità, non ci sono fili della corrente, quindi non ci si deve preoccupare di andare a sbattere contro cose, non ci sono neanche alberi in quella zona perché comunque è sostanzialmente una radura. Per cui volo perfetto, riprese effettuate da davanti con un po' di tilt, un po' di panning, un, insomma un po' di movimenti, un po' di movimenti di camera carini per far vedere quella che è la struttura. Tempo ottimale, riprese pulite e per fortuna volo concluso senza incidenti, perché sapete che quando si sale con un drone non è mica detto che si torni a terra. Cose da dire in particolare su questo shooting? Ovviamente è essenziale la pianificazione perché capite bene che non siamo a 20 minuti da casa, siamo a due ore da casa, quindi non è che ci si può svegliare all'ultimo e dire no cazzo ho portato il cavalletto. No, il cavalletto ce lo dobbiamo avere perché se ci siamo dimenticati una cosa non possiamo tornare a casa a prenderla, ci giochiamo la giornata e è stupido giocarsi la giornata così o avere un, uno shooting che non è alla nostra altezza perché ci siamo dimenticati un pezzettino piccolo così. Quindi ricordiamoci di portarci tutto, pensiamo a quello che ci serve, ovviamente se voglio fare il volo col drone mi serve tutta, tutto l'ambaradan del drone, quindi mi serve il telefonino per collegarlo, per avere la visuale, mi serve il joystick, mi serve la batteria carica, mi serve la memory card vuota. A posto, cioè non è così difficile, basta ricordarsi le cose. So che devo fare della fotografia food, mi porto una lente con una grande apertura in modo da avere un bello sfocato dietro. So che devo fare foto degli esterni e degli interni, mi porto un bel grand'angolo, così riprendo gli, anche degli ambienti piccoli, in poco spazio li riprendo per intero. Posso fare delle belle foto anche da fuori senza dovermi allontanare di chilometri. Ho tutto quello che mi serve. Ho il mio cavalletto perché non sono sicuro delle condizioni di luce. Ho comunque il flash. Perché comunque il flash me lo porto e anzi eh, devo aggiungere una cosa riguardo a questo shooting: non nello stesso giorno, ma in un altro giorno, quindi una seconda soluzione. Fra l'altro, io. Come vi ho detto, andavo lì anche in vacanza, quindi non mi dispiaceva il posto, ci tornavo volentieri anche solo per fare una foto. Mi prendevo il weekend, magari per andare su, eh? facevo la mia foto e poi mi godevo la giornata. In un'altra occasione ho scattato invece le foto del personale e le foto delle titolari dell'hotel. In questo caso sì che ho dovuto usare per forza il flash, perché per fotografare delle persone, ovviamente, non si può fare un'esposizione di tre secondi, perché, per quanto uno abbia buona volontà, non riuscirà mai a stare immobile per tre secondi. Quindi. Le foto sfocate, no, non se ne parla. Eh, non siamo artisti, non, non facciamo sfocati artistici, facciamo un lavoro. Ci hanno chiesto delle foto loro belle, quindi noi gli facciamo delle foto loro e devono essere maledettamente a fuoco, non solo a fuoco, maledettamente perché se no uno dice vabbè è uguale col telefonino, invece no, le nostre foto devono essere di una qualità superiore a quella del telefonino, se no la prossima volta non ci chiamano più e se le fanno da soli hanno ragione. In questo caso ho utilizzato il flash, il flash piccolo, non ho portato grosse cose, non ho portato cavalletti, stativi, ombrelli, il flash a slitta semplicemente, montato sulla camera, eh, puntato su un riflettore che era collocato vicinissimo in realtà perché lo spazio interno era poco, i soffitti sono bassi nelle case Valser perché un tempo le persone, dovete sapere, che erano più piccole, rispetto a oggi quindi i soffitti sono abbastanza bassi io se prendo un riflettore in mano e lo alzo tocco il soffitto prima di arrivare a estendere per intero il braccio quindi avevo il mio riflettore che era qui così praticamente scattavo così flash puntato all'indietro il mio riflettore qua e così è stata illuminata la scena ovviamente in queste foto che considero essere ritratto corporate alla fine perché sono ritratto delle proprietarie e eh, foto dello staff in queste foto c'è stata una forte componente cromatica da andare lievemente a correggere perché il legno, la, la stanza era fatta interamente di legno, era molto scuro e dava una colorazione alla carnagione abbastanza prepotente, quindi l'ho ridotta in parte ma non l'ho voluta soffocare del tutto perché comunque questo legno dà un'idea di calore, di accoglienza, erano comunque tinte calde e non ho voluto né desaturare la foto a un punto dove fosse palesemente visibile che era stata desaturata. Perché comunque il desaturato si vede ed ha un effetto che è un po' cinematografico, ma ovviamente va a discapito dell'effetto realismo, perché il mondo che noi vediamo non è desaturato. Quindi non l'ho voluta desaturare troppo, non l'ho neanche voluta bilanciare troppo, perché se io avessi voluto bilanciarla perfettamente avrei detto va bene, facciamo il punto di bianco e il punto di grigio. E a questo punto però ci saremmo ritrovati con un'immagine molto fredda, con anche l'incarnato che sarebbe stato molto freddo. Invece ho preferito stare a metà, quindi lasciare un pochino di effetto tiepido, questo, questo tenue effetto del, del riflesso del legno. Abbiamo concordato tutti che alla fine ci sta, perché l'atmosfera all'interno, soprattutto la sera, tenete conto che io ho scattato con una luce flash, quindi una luce bianca, ma nel momento in cui... Si accendono le luci la sera all'interno della struttura. Le luci sono a incandescenza, quindi sono gialle, per cui questo effetto viene. Moltiplicato, viene accentuato è molto gialla la luce lì dentro, per cui questo effetto giallo molto caldo è stato da tutti considerato assolutamente appropriato. Anche questa è una cosa che mi devo ricordare prima. Quindi, ricapitolando, io alla fine non mi sono portato solo le due lenti di cui vi ho già parlato, ne ho portate tre. Mi sono portato il 50 mm 1,4, mi sono portato il 24 70 2,8, e con quella lente sono state fatte eh, le foto corporate. Io mi sono portato il... allora avevo il 1740, oggi forse avrei portato il 1635 ma non cambia tanto perché comunque foto su cavalletto lo stabilizzatore non si usa, quel millimetro in più del 1635 non mi avrebbe obiettivamente cambiato la vita anche perché le ho fatte col 1740 e sono venute giuste, quindi avere un millimetro in più di, di angolo di campo non mi avrebbe cambiato la vita assolutamente. È assai probabile che rifarei tutto col 1740, che comunque è una lente che a me piace. Ovviamente nella mia borsa c'era anche il flash a slitta, perché io avevo già deciso di non usare flash per la maggior parte dello shooting. Però il flash a slitta nella mia borsa c'è quasi sempre perché. Ragazzi, è una garanzia. Tenete conto che non stiamo scattando tutto con APS-C. Stiamo scattando anche con delle full frame. Le full frame di Canon che uso io non hanno il flash incorporato. Quindi, se c'è un'emergenza, che bisogna portare a casa assolutamente la foto e non c'è luce, io non ho quella sicurezza lì che avrei magari su un corpo macchina Nikon. Ora attenzione, stiamo dicendo una bestemmia perché utilizzare il flash incorporato sulla camera ci dà la garanzia matematica di portarci a casa delle immagini che ci vergogneremo di usare come portfolio personale. Quindi se noi ci vergogniamo di esibirle come portfolio personale perché non sono all'altezza di quello che siamo in grado di produrre, se noi ce ne vergogniamo per quale motivo al cliente dovrebbero piacere. Cioè va bene ti ho chiesto una roba così difficile in più siamo riusciti a farla lo stesso però non è bella quindi per evitare tutto questo tipo di spiacevolezze per essere comunque tranquillo perché nel momento in cui mi dicessero bisogna fotografare la cantinetta sotterranea se rotta la luce ragazzi nessun problema la illumino io. Flash a slitta sempre nella borsa. Ho utilizzato il flash a slitta per fare i ritratti che è una cosa che ci sta e che forse avrei fatto comunque i ritratti per la verità. Eh, li ho fatti anche in esterna, ho fatto un paio di foto alle titolari anche in esterna con la luce naturale che comunque sono venute bene e vengono ancora utilizzate. Sono le, le loro foto ufficiali per quanto riguarda le comunicazioni. Eh, ci sono anche le foto interne che secondo me sono più caratteristiche perché sono all'interno della loro struttura. È importante pianificare anche questo, nel senso che portarmi su un flash a slitta, obiettivamente è grande così, non mi ha costato fatica, non mi ha portato via tanto spazio. È una cosa a cui penso perché non si sa mai che mi possa servire e infatti una volta arrivato lì lo uso subito. Avrei potuto usarlo anche per i piatti. Perché, comunque, per riempire le ombre avrei potuto usarlo lo stesso. Ho deciso di non farlo, ma il flash, secondo me, se ce l'avete, abbiatecelo se non ce l'avete. Secondo me è il caso di portarselo dietro praticamente sempre, perché è una piccola garanzia in più di riuscire a fare cose anche quando non ce la si fa. E ricordatevi che se avete bisogno del flash, vuol dire che col telefonino verrebbe una schifezza quella foto. Se la vostra camera ha bisogno di più luce, col telefonino viene uno proprio. Questa è un'ottima occasione per far vedere al cliente che siete in grado di fare cose che lui col telefono non è in grado di fare e questo è il valore aggiunto che il cliente cerca oggi quando commissiona un servizio fotografico perché il cliente se le sa fare da solo le foto. Se noi gli andiamo a fare le foto e siamo pagati, gliele dobbiamo fare 100 volte meglio di come se le farebbe lui. Perché prendiamo degli accorgimenti, perché teniamo le linee dritte quando fotografiamo gli interni, perché sfochiamo lo sfondo quando fotografiamo un piatto, perché facciamo delle belle inquadrature perché abbiamo l'esperienza per farlo. Il cliente conosce i suoi piatti, li sa fotografare anche lui, però fa sempre le solite due-triangolazioni perché non è capace, non ha studiato la composizione. Quindi fa 100 foto, alla fine le butta via tutte perché ne ha solo due buone e di qualità magari risibile. Quando andiamo noi gliene facciamo 30, sono tutte buone, sono tutte di ottima qualità e comunque il cliente la differenza la deve percepire. Quindi gliele dobbiamo fare bene perché altrimenti non la percepisce e questo ci gioca contro. Ho reso l'idea, no? Ragazzi, come sempre spero di essere riuscito a trasmettervi qualcosa. Vi ricordo di sostenere questo canale nel solito modo che conoscete già, i bottoni sono qui sotto. Vi lascio in descrizione il link all'hotel e alla pagina sul sito in cui è spiegato nel dettaglio che cosa è stato fatto per il servizio fotografico. Sono le stesse cose che vi ho già detto, però se volete vedere più immagini sono tutte disponibili sul sito. Con questo io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima.